Parla Italiano con il numero 42 di Maurizio Gerini, il nostro Gerry, eccola qua la sua squadra, quando 50 rally, e qua, guardate che meraviglia di moto, conosciamo bene questa moto, eh? E qui, peraltro, incrociamo anche, andiamo a vedere la sua, dov'è, eccola là, c'è anche la numero 41, tutta smontata, di Jacopo Cerutti. Ieri peraltro protagonisti di una grande gara, 13° Maurizio, 14° Jacopo Cerutti, che peraltro ha avuto un paio di giorni fa una rocambolesca avventura, o meglio disavventura, che lui ha stracciato la gomma ed è arrivato al bivacco in condizioni irraccontabili. E qua c'è anche l'amico Ivan. Hola Ivan, che passa? Ciao Franco, come stai? Tutto bene, tutto bene. Hola l'Italia. Sto andando sul quad, eh? Lui sono, l'ho detto, al quad, il suo, il meccanico che si occupa di quad. Ed eccolo qua. Vieni Jacopo. Come stai innanzitutto? Bene, bene, dai. Beh, decisamente oggi è una giornata di riposo. Se di riposo si può parlare, in realtà i meccanici continuano a lavorare, ma voi ovviamente avete quasi l'obbligo di farlo il riposo, perché poi quello che ci aspetta nei prossimi giorni sarà qualcosa di molto duro. Ci saranno 6 tappe belle impegnative, quindi insomma è dura, dai, si va avanti però. Senti Jacopo, un piccolo bilancio su quello che è accaduto fin qui. Ma comunque sono contento, ho fatto 6 belle tappe, peccato il problema della gomma, che comunque della mousse, che hanno avuto anche molti altri piloti, probabilmente sono delle partite di mousse difettose, e a parte quello che mi ha fatto perdere un tre quarti d'ora e purtroppo in classifica sono scivolato indietro, per il resto comunque sono andato bene, quindi sono soddisfatto, tanto mancano 6 giorni impegnativi, per cui è ancora tutto da vedere. Bene, dai Jacopo, basta, un in bocca al lupo. Basta in bocca al lupo, crepi il lupo, ciao a tutti. Ciao Jacopo. Ciao.